Il prossimo relatore, professor Vincenzo Nigro della Seconda Università di Napoli, TIGEN, che ci presenterà le basi genetiche della distrofia dei cingoli da deficit di calpaina 3. Buongiorno a tutti, io cercherò di dare un overview, come mi è stato richiesto, su quelle che sono le basi genetiche e anche vedere come si fa a chiarire queste basi genetiche, come si arriva alla diagnosi molecolare di calpaina 3 e che cosa viene fuori da questa analisi. Vado un po' avanti sulla questione della calpaina, come voi sapete appartiene al grande gruppo delle distrofie muscolari dei cingoli, è una famiglia che si espande ogni volta di più. Noi abbiamo cercato di mettere ordine in questa famiglia di geni, ma il numero di geni con le nuove tecnologie aumenta a una velocità superiore a quella della capacità di catalogazione e spesso quello che viene definito in un modo poi viene definito in una maniera diversa. E il punto di vedere tutte queste forme estremamente eterogenee nell'insieme consente di avere una visione più generale di quello che è un problema diagnostico, perché parliamo di una malattia genetica che presenta molti quadri di sovrapposizione con tante altre malattie genetiche, alcune conosciute e altre sconosciute, oppure che lo stesso difetto genetico si può accompagnare ha una manifestazione clinica che può essere sovrapponibile a manifestazione clinica di altre patologie. Quindi è vero che questo è un convegno focalizzato su una specifica malattia e questo sarà importantissimo dal punto di vista dell'approccio e della terapia, è vero pure che ci troviamo di fronte a una malattia che si sovrappone per tanti aspetti a tante altre disordini genetici. E quindi capire quali disordini genetici stiamo affrontando ci porta a tutta una serie di valutazioni. Per quanto riguarda la frequenza delle calpainopatie, anche qui ci troviamo di fronte a una malattia autosomica recessiva. Voi sapete bene che cosa significa, cioè due genitori sono portatori eterozigoti sani di un difetto genetico e questi due difetti si combinano. Quindi quello che rende più frequente o meno frequente una malattia autosomica recessiva è il numero dei portatori nella popolazione. Allora se in una determinata parte, regione geografica ci sono molti portatori, questi molti portatori hanno una probabilità maggiore di avere molti affetti. Se ci sono meno portatori, ci sono meno affetti. E quindi questo in generale per tutte le malattie recessive. Per la calpainopatia non è giustificata una grossa differenza tra le aree geografiche perché le variazioni patogeniche presenti sono moltissime, sono tantissime. Cioè non esiste una sola mutazione prevalente tipica di una certa popolazione, ma ci troviamo di fronte in tutte le popolazioni in una grande varietà. All'inizio, quando furono scoperte le prime mutazioni della calpaina nell'isola di La Réunion, la sorpresa fu trovare molte mutazioni nella stessa isola, che dal punto di vista genetico era una contraddizione, perché quando pensiamo a un'isola pensiamo all'isolato genetico in cui c'è un fondatore che ha fatto dei figli, tutti portano la stessa mutazione, tutti gli affetti hanno la stessa mutazione. E proprio la caratteristica della calpainopatia di avere tante mutazioni ha fatto sì che anche in quell'isola ci fossero tanti fondatori e questi tanti fondatori portassero una grande varietà di mutazioni e quindi è difficile poi capire bene e poi vedremo come alcune sono mutazioni che pesano tanto e altre sono mutazioni che pesano di meno. Noi molti anni fa, quindi ormai questo lavoro è vecchio di 10 anni, con le tecnologie dell'epoca facevamo uno screening a tappeto di pazienti con distrofia dei cingoli e con quadri fenotipici simili e tutti sequenziamo il gene della calpaina.
E la sorpresa fu trovare tutta una serie di cose che vi dirò in seguito. Tutti questi pazienti non avevano fatto prima un Western blot, cioè non era stato preso un pezzetto di muscolo e questo muscolo era stato estratto le proteine del muscolo e analizzate con l'anticorpo per vedere se c'era o meno la presenza della calpaina 3. Quindi è un'analisi, diciamo così, al buio. E questo è un prodotto molto importante, però è anche invasivo. Riuscire a prendere un pezzetto di muscolo è una cosa che dà delle informazioni importantissime, cruciali per la diagnosi, però in questo caso noi non lo utilizziamo. E in collaborazione con Marina Famiglia vediamo che quando questo Western blot è indicativo, perché i pazienti che hanno un basso contenuto o zero calpaina al Western blot hanno molto probabilmente una mutazione del gene della calpaina. In quasi la totalità, vedete, si ritrova la mutazione. I pazienti che hanno un po' meno proteina hanno meno probabilità di trovare una mutazione. I pazienti che hanno una proteina normale non è che non possono avere una mutazione, ce l'hanno a una probabilità più bassa, e questo dà il quadro di alcune mutazioni in cui la proteina è completamente assente, altre mutazioni in cui la proteina è ridotta, altre mutazioni in cui la proteina sembra appare normale. E andando a vedere oggi in una lista di varianti che sono annotate in un sito internet che raccoglie tutte le varianti della calpaina associate a patologie, vediamo che il numero di queste è grandissimo. Ci sono tantissime varianti diverse e sono stati catalogati quasi 2000 differenti soggetti con mutazioni della calpaina 3. Vedete che le mutazioni sono di tantissimi tipi diversi, ci sono mutazioni di ogni genere. Nello screening senza, diciamo, condizionamenti che noi facemmo all'epoca di pazienti e di controlli, noi trovavamo un certo numero di casi di calpainopatia. Questo è lo schema delle mutazioni, però la cosa interessante è che trovavamo mutazioni sia in un fenotipo, diciamo così, più severo e di tipo tipico delle distrofie dei cingoli. Qui arriviamo addirittura ad avere quasi il 40% di pazienti con mutazioni della calpaina, ma trovavamo anche mutazioni della calpaina anche in soggetti con ipercitarpemia asintomatici. Quindi questo allargava lo spettro delle calpainopatie anche a quadri che non erano tipici. Ci sono tanti altri quadri che poi saranno descritti in seguito associati a mutazioni delle calpaine. Cosa fare quando si ha un deficit della proteina, si ha il sospetto di una calpainopatia e si cerca di trovare la mutazione che dall'analisi del DNA non viene fuori? La cosa più diretta e che dà risultati in un oltre il 99% dei casi, almeno quando abbiamo un sospetto forte di calpainopatia, è l'analisi dell'RNA da muscolo, cioè il sequenziamento dell'RNA da muscolo. Questo, dal punto di vista diagnostico, è il sistema più efficace per trovare la mutazione della calpaina. Il secondo, in ordine di sensibilità, è una tecnica che noi stiamo utilizzando da circa 10 anni, e che è l'analisi dell'RNA non da un muscolo, ma da un RNA estratto dal sangue periferico, un prelievo di sangue in un tubo adatto ad estrarre l'RNA. E questa analisi è un po' meno sensibile perché ci sono delle piccole differenze tra la calpaina 3 che è presente nel sangue e la calpaina 3 che è presente nel muscolo. In particolare ci sono degli esoni che hanno quel fenomeno del cosiddetto splicing alternativo. Significa che un esone è presente nel sangue e non è presente, cioè è presente in un tessuto e non è presente in un altro tessuto, e questo comporta delle piccole differenze nell'analisi dell'RNA. Però anche questo sistema, basandosi su un sistema di estrazione non invasivo, dà degli ottimi risultati. Anche qui abbiamo una sensibilità eccellente. E si possono vedere alcune cose che possono sfuggire all'analisi del DNA. In particolare, alcuni difetti possono sfuggire, e ne abbiamo trovati
diversi, che sono delle deiezioni, cioè delle lezioni intrageniche su uno dei due alleli. Che cosa significa? Che una copia del gene ha una mutazione puntiforme e l'altra copia ha perso alcuni esoni perché questi esoni non ci sono. Se non si fa un'indagine sull'RNA o un'indagine quantitativa, a noi sembra di vedere tutti gli altri esoni normali, perché vediamo la copia normale degli altri esoni. E questo comporta una difficoltà diagnostica che può essere risolta con l'MLPA, oppure abbiamo creato un chip che non contiene solo il gene della calpaina, ma contiene anche altri 245 geni per malattie neuromuscolari, con dei probe che sono posti in ognuno di questi geni. E per esempio un paziente che per molti anni era stato diagnosticato con una distrofia muscolare di Becker e che aveva anche due sorelle che erano molto ansiose perché pensavano di poter trasmettere la distrofia muscolare di Becker ai loro figli maschi, e poi in questo paziente siamo riusciti a trovare con questa array una deiezione, che è una deiezione abbastanza conosciuta, la lesione 2 alla lesione 8, che era in eterozigosi e quindi non era identificabile semplicemente con una tecnica di PCR. E l'ultima parte della presentazione, cerco di stare nei tempi, è quella dedicata alle nuove tecnologie. Tutto quello che è stato fatto fino ad oggi e che vi ho detto è fatto con le vecchie tecnologie, con la vecchia generazione di analisi del DNA, che è basata sulla purificazione del DNA in frammenti, il clonaggio di questi frammenti, l'amplificazione e il sequenziamento. E questo passaggio gene per gene, pezzetto per pezzetto, quando si tratta di malattie estremamente eterogenee, diventa un passaggio troppo lungo e i pazienti possono aspettare a volte molti anni prima di avere una diagnosi. E questo oggi si può superare, o comunque si può tentare di superare, con le tecnologie che hanno rivoluzionato il modo di sequenziare. Già negli anni 90 c'era stata una prima rivoluzione con i sequenziatori capillari, oggi c'è la seconda rivoluzione che è stata definita Next Generation Sequencing, in cui è possibile non isolare i frammenti singoli di DNA, ma analizzarli tutti contemporaneamente. Questo rende possibile l'analisi di interi genomi. Per darvi un'idea di questa rivoluzione, pensate che nel 2005, quindi all'epoca del lavoro delle calpaine, c'era una macchina che con la Next Generation sequenziava 25 milioni di basi DNA. L'anno scorso è comparsa una strumentazione molto più costosa e molto più potente che riesce a sequenziare per ogni corsa 18 mila miliardi di basi di DNA, o 18 milioni di milioni di basi di DNA. Cioè nel giro di 9 anni la potenzialità di questa strumentazione è aumentata di milioni di volte, e questo trend sta continuando sempre di più. Arriveremo tra qualche anno che fare la sequenza del DNA sarà una cosa di base semplicissima. Adesso non siamo ancora a quello, però se vediamo il trend, questo trend ci porterà sicuramente a questo. Allora, come utilizzare tutto questo potere di sequenziamento per cercare poi di risolvere dei problemi pratici? E vedremo che i problemi che potranno essere affrontati con queste tecnologie sono straordinari. Il primo è quello diagnostico, è la cosa più immediata. Sequenziamo o un genoma o l'esoma o dei pezzi di questo esoma che ci interessano per cercare di capire la causa della malattia. Noi l'abbiamo affrontata grazie a Teleton, che in questo caso ci è stato molto utile, e questa tecnologia potrà già nel prossimo anno, nei prossimi anni, consentire quello che tutte ormai conoscono, il non invasive prenatal testing, cioè addirittura fare un prelievo di sangue dalla madre e poter stabilire la mutazione presente nel bambino. Già questo è disponibile per la sindrome di Down e per oltre un altro centinaio di disordini genetici. Questa è un'applicazione. Però che cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo fatto innanzitutto un pannello di geni molto ampio che comprende tutti i geni delle malattie neuromuscolari, le distrofie dei cinguri, le miopatie congenite, le distrofie muscolari, forme di ipercicappemia, insomma abbiamo messo un po' tutto in questi pannelli e abbiamo dimostrato che queste tecniche sono estremamente sensibili.
e specifiche, cioè quando veniamo a una notazione con questo tipo di test, poi la confermiamo nel 100% dei casi se utilizziamo dei parametri di selezione di queste notazioni. In pratica la qualità di quello che sequenziamo di per sé è un po' inferiore, però siccome queste sequenze sono numerosissime, quindi la stessa sequenza del DNA noi la leggiamo tante volte, quando l'abbiamo letta un certo numero di volte diciamo sì, adesso c'è veramente la mutazione e poi viene confermata. Noi abbiamo analizzato un grande numero di pazienti e abbiamo anche trovato tantissime calpainopatie che erano sfuggite magari a uno screening più attento. Noi per questo tipo di test, essendo un test molto complesso, stiamo oggi richiedendo anche l'analisi genetica dei due genitori, cioè quello che in genetica si chiama il trio, studiare il padre, la madre e il figlio, perché questo aiuta un po' a dipanare la matassa delle tantissime mutazioni che riusciamo a trovare. Vedete, questo è un estratto di un lavoro che abbiamo sottomesso, quasi accettato, su un giornale neurologi, e dove abbiamo fatto una collaborazione con tutti i gruppi italiani, uno screening di vedete quanti geni, e in questo screening sono venuti fuori 21 pazienti con distrofia muscolare dei cingoli di tipo 2A che probabilmente erano stati filtrati per qualche motivo fuori dalle maglie di uno screening precedente che in sostanza era stato fatto. Quindi questa è una cosa che dimostra quanto è importante avere questa visione allargata a tutti i geni e non soltanto una. E ci sono altri casi che noi abbiamo risolto, per esempio questo soggetto che aveva fatto tutta una serie di test che non c'entravano niente con la distrofia dei cingoli e che aveva invece due mutazioni nella campaina, oppure quest'altro, questa donna che aveva una miopatia molto lieve e che poi aveva mutazioni nella campaina, e alla fine vengono fuori tantissime mutazioni nel gene della campaina. Abbiamo provato a vedere se c'è una correlazione tra le frequenze delle singole mutazioni della campaina, e questo l'abbiamo fatto per tutti i geni delle distrofie dei cingoli, e la frequenza della campaina, perché sembra che se contiamo le mutazioni che sono presenti nella popolazione, nei soggetti che noi studiamo, poi la frequenza dovrebbe essere molto più alta. Allora, due sono le ipotesi che vengono fuori. Ok, molte mutazioni sono cosiddetti allelicomorfi, cioè riducono l'efficienza della campaina e in certi contesti danno luogo a una malattia, in altri contesti non danno, cioè ci sono, diciamo così, sono mutazioni più lievi di quello che noi possiamo immaginare, e questa è un'ipotesi. Oppure un'altra ipotesi è che molte mutazioni sono riportate come tali ma sono degli errori, e quindi non è stata dimostrata effettivamente la patogenicità di queste mutazioni, perché 2 più 2 deve fare 4, cioè se tante sono le mutazioni nella popolazione ci dovremmo trovare tanti effetti se la penetranza è completa, ma se la penetranza è incompleta o se ci sono degli errori, e secondo me sono vere entrambe le spiegazioni, questo spiega perché c'è questa discrepanza. Vedete, sono 289 quelle predette in silico. L'ultima parola, solo per presentare questo progetto, che è un progetto diagnostico molto grosso, che pilota, che viene fatto da Telethon, sulle malattie non diagnosticate, malattie pediatriche, quindi prevalentemente si manifestano nei bambini, in cui ci sono dei centri che reclutano i pazienti, però coinvolgerà tutta l'Italia, in cui ognuno candiderà dei pazienti con malattie genetiche misteriose, non risolte, complesse, e che non hanno un'altra via d'uscita se non un test genetico, e sarà applicato un test genetico di nuovissima generazione. Cerchiamo di fare questa analisi su tutti i pazienti italiani. Questi dati, e questa è la cosa importante, saranno condivisi con altri laboratori del mondo, il Baylor College, il gruppo del Canada, per trovare i secondi casi, cioè si tratta di malattie genetiche che potrebbero essere presenti in pochissimi soggetti nel mondo, e quindi questa condivisione dei dati sia di fenotipo che di analisi genomica consentirà di chiarire tutta una serie di queste
di queste malattie, e ci saranno tutta una serie di paletti di fenotipizzazione per la condivisione dei dati. Questo è lo schema un po' complesso del progetto, e tutta una serie di problemi anche etici da affrontare, e questa è la lista delle persone, in particolare tutti i gruppi italiani, e qui abbiamo tanti gruppi italiani che ci hanno dato una mano per fare questa analisi così grande dei pazienti con distrofia muscolare decisa. Penso di essere stato nel tempo.